evento in Campania, siamo andati lì per cercare di capire e raccontarvi la situazione, che non è certamente facile per tutti i disagi causati dal maltempo, anche se ci sono diversi volontari che stanno cercando di riportare le cose alla normalità. Migliaia di famiglie in ginocchio, 70 aziende ferme, ma l'alluvione qui a Benevento ha fermato l'attività anche di 15 club sportivi con oltre 2.000 atleti tesserati. Tre strutture invase dal fango, il Palado alle mie spalle dove gioca la squadra locale di pallamano di serie A1, il Palaparente e il campo del rugby del quarto circolo. Tutti al lavoro, compresi i bambini. La situazione in questo momento è che abbiamo un impianto completamente distrutto. Il 2,5 metri d'acqua penso che sono abbastanza per metterci in ginocchio. Abbiamo provato a cercare di, in tutti i modi possibili almeno di salvare la zona spogliatoio, perché il campo non credo che quest'inverno ci consentirà di poter fare le attività. Dopo il terzo giorno già abbiamo dovuto buttare la spugna perché c'è tutto da rifare praticamente. La situazione è disastrosa, abbiamo perso tutte le attrezzature tecniche che avevamo, dai palloni, dalle tute, da gioco, le scarpe, magliette. Sono 4 giorni che i nostri ragazzi, assieme a tantissimi ragazzi del quartiere, hanno lavorato per ripristinare la struttura, ma siamo ancora molto 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 indietro. In questo momento è un po' difficile la versione sportiva avere ulteriori aiuti, perché comunque c'è gente in mezzo alla strada con altre problematiche forse superiori alle nostre. E cosa chiedete? Abbiamo 80 ragazzi del settore giovanile che non vogliamo che siano in mezzo alla strada. Ripristinare questo impianto significa non far allontanare questi ragazzi e quindi continuare la nostra funzione sociale.